progetto è nato nel 2013 quando ho ricevuto un messaggio da Orhan Pamuk che mi chiedeva se potevamo incontrarci e che mi invitava, se possibile, a fare un progetto insieme pensato per il suo Museo dell'Innocenza a Istanbul. Ci siamo incontrati a Venezia la prima volta e abbiamo pensato che la cosa per noi più importante era iniziare questo tipo di dialogo, questo possibile progetto, con la totale libertà, senza darci delle scadenze di tempo e senza lavorare quindi per una committenza o una possibile data per un possibile spazio, ma lavorare semplicemente solo sulla libertà e sulla gioia proprio di fare questo progetto insieme. Una delle cose ovviamente più particolari era il fatto di vivere in due città così lontane tra di loro, parlando una lingua che non era né la sua lingua originale né la mia lingua originale. E ci siamo subito detto che ci saremmo potuti mandare delle immagini, scrivere e da allora quindi c'è stata una intensissima collaborazione di uno con l'altro, di interventi di uno sul lavoro dell'altro e ci siamo spediti immagini, ci siamo spediti proposte, abbiamo discusso tanta scrittura attraverso appunto le email, dei sì, dei no, dei forse, delle proposte. Sicuramente sempre un grandissimo entusiasmo, le prime proposte sono arrivate subito con un'energia e un entusiasmo grandissimo. La prima proposta, il primo invito di Orhan Pamuk partiva comunque proprio appunto per il Museo dell'Innocenza e lui desiderava, poi di questo spero che parlerà magari lui in un'altra occasione personalmente, lui desiderava pensare e lavorare su un dialogo tra i due protagonisti del suo romanzo, Kemal e Fuzun, e mi aveva raccontato che voleva immaginare l'apertura di una finestra, che poteva poi essere l'apertura di un capitolo o di uno spazio proprio al Museo dell'Innocenza, per questo nuovo, per questo nuovo punto di vista. E immaginava la conversazione tra questi due protagonisti, una conversazione innocente sulle stelle. Quindi da subito lui mi mandò questo titolo che poi è rimasto diciamo il titolo definitivo, che era Wars and Stars. Nel frattempo sono stata invitata invece da Guido Curto a vedere il planetario di Torino, perché c'era un desiderio sia del presidente che di Guido Curto di fare qualcosa con il mio lavoro. Sono andata a vedere il planetario, ho capito che avrei potuto affrontare questa tecnologia, che era una tecnologia differente dal solito, molto più pesante, molto più impegnativa dal punto di vista tecnico, e quando ho capito che avrei potuto fare un'opera all'interno del planetario ho scritto a Pamuk dicendo: c'è anche la possibilità di fare questa cosa per un planetario molto tecnologico qui a Torino. Lui è entusiasta, ha detto: perfetto, andiamo avanti, dico, ci sarà da lavorare ancora di più, e siamo partiti a lavorare per questa nuova versione per il planetario di Torino. Dopo qualche tempo Guido Curto è diventato direttore di Palazzo Madama e quindi mi ha detto: tu vai avanti adesso con questo progetto con il planetario, io sono direttore di Palazzo Madama. E ancora dopo un po' di tempo mi ha richiamata dicendo: guarda, c'è un oggetto meraviglioso a Palazzo Madama, vieni a vederlo perché penso che la cosa ti possa affascinare. E mi ha fatto vedere questo Orrery, che è un piccolo planetario ligneo del Settecento, che ovviamente ha tutta una serie di segni che riportano poi ai segni che anche noi stavamo utilizzando e usando per l'immagine al planetario. E quindi l'idea di lavorare su una cosa piccola e antica, che era uno strumento didattico appunto del Settecento, in confronto a uno spazio invece così contemporaneo, e nello stesso tempo uno spazio piccolo che viene posto all'interno di uno spazio grande come questa sala, e che vedi però dall'alto, e che crea questa relazione invece con lo spazio grande della cupola, che invece ti contiene, ho pensato che potesse essere una cosa molto, molto affascinante, molto interessante.
quindi anche il cambiamento di dimensione dal piccolo oggetto alla grande cupola. E la cupola, tra l'altro, mi affascinava molto perché ovviamente è uno degli elementi architettonici che poi unisce tantissime culture e che comunque sempre rappresenta la volta celeste. Ci sono tante domande e per me è una domanda, appunto, una domanda continua, una domanda nel planetario, sono le domande quelle di Pamuk, sono le questioni che veramente ti riportano poi alla tua dimensione umana rispetto a quello che è l'universo, da una parte. Mi faccio tante domande anche quando vedo però questo piccolo Orri e penso a quella che era la visione appunto della Terra e del cosmo nel Settecento, quella che è la nostra adesso, quello che potrà essere quella del futuro. E sicuramente queste domande credo che rimarranno per sempre perché fanno parte del nostro essere pensanti.